tornati in un nuovo video. Sono stata taggata da Elisabetta del canale Elisabetta R per un tag, i 5 prodotti o le 5 cose di cui non posso fare a meno, comunque toglietemi tutto, ma queste 5 cose no. Premetto che ce n'erano due che volevo dire, ma sono già state precedentemente dette da una di voi in questo tag e quindi ho dovuto sostituirne con altre due, ma non ho fatto fatica sicuramente a trovarne altre due, perché non solo 5 cose che farei a meno, ma magari una decina, però 5 le ho di sicuro. E adesso partiamo subito. Allora, la prima cosa che non potrei fare a meno è, da quando mi è stato regalato, è il mio Apple Watch. Eccolo qua. Mi serve per tantissime cose, non è solo per vedere l'ora, perché sinceramente la guardo spesso o volentieri sul telefonino, però mi segnala quindi quando arrivano le comunicazioni, le telefonate, i messaggi, le varie cose. Di conseguenza mi serve, perché almeno non, magari il telefono è da qualche parte o è in borsa o non lo sento, la vibrazione o il rumorino di questo Apple Watch mi fa ricordare o mi fa sentire che appunto c'è un messaggio. E ovviamente la cosa che mi preoccupa di più non è tanto i messaggi o in generale, ma soprattutto se c'è bisogno, magari mia figlia che mi chiama, ha bisogno di qualcosa a livello di scuola. Quindi da quando ho questo non ne posso fare più a meno, anche perché poi mi serve nelle mie attività sportive, quindi con il nuoto, la camminata, la bicicletta e quant'altro. Per cui ultimamente è diventato un oggetto fisso, quindi perfetto. Poi, un'altra cosa di cui non posso fare a meno, voi sapete già, chi mi conosce, chi mi segue, sa benissimo che io utilizzo sempre il balsamo, per cui in questo momento ho questo qua di Eterea Cosmesi, che lo tengo sul comodino, per cui io non posso fare a meno di avere un burro cacao con me, che sia estate, che sia inverno, in qualsiasi momento, in qualsiasi stagione dell'anno, io devo sempre avere un burro cacao. Questo qua è a prendere col dito, però non è che ne ho uno in particolar modo, uno preferito. In questo momento sto utilizzando questo e mi piace, devo dire che mi trovo molto bene. Poi, basta con questi poi, perché nei miei video c'è sempre poi, basta. Passiamo a un altro. Allora, anche qui chi mi conosce bene sa benissimo che adoro tantissimo lo yogurt, che sia greco, che sia normale, l'importante è che sia uno yogurt bianco. E infatti, ecco, in questo caso ho preso questo qui dell'Esselunga, ma non ho una marca in particolare che mi piace. Mi piace lo yogurt in generale, che sia bianco. Poi greco mi piace tantissimo, ma anche quello normale, non ho preferenze, insomma. Infatti prendo sempre le confezioni, quelle piccoline da 125 grammi, perché se prendessi quella grande da mezzo chilo non mi dura, cioè praticamente me la divoro appena la apro, per me è già finita. Quindi sono convenienti sì, ma per chi magari li mangia durante la settimana, io la finisco in un giorno, quindi preferisco prendere questa, che al limite ne mangio due qualche volta, ma di solito uno almeno al giorno me lo devo mangiare, quindi questo è, per me è sempre importante averlo. Un altro oggetto di cui non posso fare a meno sono gli occhiali da sole. Gli occhiali da sole perché sì, mi piacciono, diciamo, in generale, non sto molto bene, nel senso che non sto bene con tutte le forme, ci sono tanti occhiali da sole che mi piacerebbe comprare, ma so già che sul mio viso non starebbero bene, però non ne posso fare anche a meno, perché avendo gli occhi chiari la luce mi dà parecchio fastidio e quindi non posso stare senza occhiali da sole. In questo caso ho preso questo modello, ma ne ho altri forse 3 o 4 paia. Li uso in particolar modo da primavera in poi, però anche d'inverno, quando c'è quella luce molto forte, molto chiara, a me dà fastidio, per cui devo sempre avere un paio di occhiali in borsa. Questi sono quelli della Saraghina, ok? E di solito d'inverno tendo a usare quelli di Ray-Ban, che sono sfumati sull'azzurro, perché sono forse un pochino più chiare, la luce invernale è un pochino più meno forte, diciamo, rispetto a quella estiva o comunque quella primaverile. Comunque, occhiali da sole.
E come ultimo oggetto non posso stare senza, o meglio, me la porto ovunque questa cosa, sarebbe la mia piastra della GHD. Eccola qua. Avendo dei capelli che a dir poco orrendi, a me non piacciono neanche un po', la piastra mi aiuta un attimino diciamo, a sistemarli. Non è che mi faccia, cioè nel senso, so che non fa molto bene usare sempre la piastra, io la uso solamente quando li lavo. E non avendo appunto dei capelli, in grazia di Dio, o meglio come a me piacciono, questa mi aiuta un attimino a darle una forma, più o meno. Ecco. Poi io non è che sono molto brava quindi con i capelli, con lo styling, però questa qua almeno mi dà un po' di sicurezza, ecco. E quindi questa me la porto ovunque vado, se devo stare via un giorno piuttosto che una settimana, piuttosto che i mesi, infatti questa viene sempre con me nella mia valigia. Ecco. Questi sono i 5 prodotti che ho sempre con me e di cui non posso farne a meno. E nel tag si diceva anche di taggare altre persone. Alcune persone sono già state taggate, che avrei voluto taggarle anch'io, per cui io ne taggo altre tre e poi scriverò eventualmente in info box il nome e i canali di queste persone che io vado a taggare. Una persona è Ombretta, del canale Ombretta. L'altra persona è Antonella D, sempre del canale Antonella, e poi volevo taggare Chiara, no, Chiara è già stata taggata, Chiara Sly da Elisabetta che mi ha fregato. Volevo taggare Chiara D'Amato. Adesso io vi segnalerò poi i loro canali, magari li metto scritti qua, e quindi le persone taggate, se vogliono rispondere a questo tag per farsi conoscere, per un attimino, insomma, anche pubblicizzare forse il loro canale, se vogliono, farebbe piacere. Io adesso vi saluto e spero che questo video vi sia piaciuto e vi do appuntamento a un prossimo video. Ciao, buona giornata a tutti.